Colazione. La mia colazione era tè e tarallucci. Sempre. Se non c'erano i tarallucci, mi saltava la colazione. Mamma chiudeva proprio la cucina. Una cosa così. Allora, il tè di mia mamma era particolare. Io glielo dico sempre perché io considero che il sole sia moderatamente caldo. Una stufa sia moderatamente calda. Il tè di mia mamma era fuoco. Cioè io mi ricordo che mia mamma faceva il tè e poi si accendeva la sigaretta. Ma cosa c'è da ridere? Non riesco a capirvi, la gente viene qua e mi prende pure un giro. Ricordo che proprio si metteva in questi occhialoni, me lo portava nel tavolo, con un teschio, con le due. Ho già capito così, proprio c'è. Che bello, devo fare colazione. E vedevo a fianco a questa scoda del tè una busta a tremare. Erano i miei tarallucci. Già da quando andavo al supermercato, che andavo nella corsia con mia mamma, tu riconoscevi i tarallucci da lontano. Erano gli unici pacchi che tremavano. Un tarallucci un giorno mi ha svegliato nel sonno e mi ha detto: ti prego, domani mangiami, non gettarmi. Non gettarmi nella magma. Perché mio... Allora, a Cagliari si dice che il biscotto andava a Mobiao. Qua il bagno è in piedi. Vuoi vedere in prima fila? Cioè, il biscotto andava a Mondiale. Te lo ridico che ti piace. Il biscotto andava a Mondiale. No, il mio no. Il mio biscotto evaporava. Il biscotto si liquefava. Cioè, il mio biscotto perdeva sangue. Aveva un ustione di terzo grado. Il pus che gli usciva il biscotto. Era... Infatti era il tarallucio quando mi dicono che sapore è il tarallucio. Pus. Pus, che schifo.